The Secret, il segreto, un libro illuminante. 198 pagine divise in 10 capitoli rendono il libro di Rhonda Byrne estremamente semplice e piacevole da leggere, anche per l'impaginatura frammentata più volte da moltissime massime dei vari autori che hanno fatto parte di questo libro, di questo progetto. È un libro attorno a cui si può creare una vera e propria libreria proprio grazie alle varie contribuzioni dei vari autori che rendono questo libro proprio un lavoro corale. Assenti di lusso dalla creazione di questo libro sono Jerry ed Esther Hicks, quali da anni condividono gli insegnamenti di Hebron. Piacevole comunque constatare un piccolo nice touch da parte di Rhonda che menziona sia Jerry che Esther e gli insegnamenti di Hebron in apertura del libro. Ho letto questo libro per la prima volta nel 2009. Era un periodo particolarmente complesso. Dopo 6 anni in Ungheria senza trovare lavoro, ero in totale depressione. Completamente dipendente da videogiochi online. La ragazza che è divenuta poi mia moglie mi suggerisce: perché invece di buttar via tutto quel tempo giocando, non prendi in mano un libro? Ha! Ed io, dall'alto della mia ignoranza, le rispondo brillantemente: ma pensi veramente che un libro possa cambiare qualcosa? Perché non è venuta a me quell'idea lì? E fu così che mi consigliò questo libro, The Secret, il segreto. Quando l'ho letto la prima volta ho pensato, no, tutti matti, sono tutti matti. Questa è una marea di... Invece poi l'ho riletto un anno dopo e mi sono reso conto che avevo di fatto già migliorato moltissimo la mia condizione attraendo episodi, eventi, persone nella mia vita senza neppure capacitarmene. È così che ho imparato che è vero, non dobbiamo mai giudicare un libro dalla copertina. Quantomeno prima lo si legge tutto e poi lo si può giudicare dopo. Perlomeno avremo modo, dopo averlo letto tutto, di creare per noi stessi un'opinione più educata a tal proposito. Fino a quel momento gli unici libri che avevo letto erano per la maggior parte i libri mandatori di scuola, a eccezione di biografie di sportivi e cose di questo tipo. E devo ammettere che considero questo libro un passo fondamentale nel mio percorso di crescita personale. Che cos'è? Il segreto. Il segreto. Il segreto è semplicemente la potente legge dell'attrazione. Quello che è simile su se stesso viene attratto. Questa è la definizione di Abraham Hicks, che non fa parte di questo libro. Il capitolo 1, il segreto rivelato, è tutto a proposito della spiegazione di cos'è il segreto, ovvero la legge dell'attrazione, che è la legge che domina e regola l'universo intero. I nostri pensieri sono magnetici e i nostri pensieri emanano vibrazioni. Tutte queste vibrazioni emesse ritornano alla sorgente e la sorgente siamo noi. Come direbbe Abraham Hicks, l'universo risponde a te. A cos'è che tu stai rispondendo? Il punto principale del primo capitolo è che una volta che acquisiamo la consapevolezza di questa legge dell'attrazione che domina e che regola l'universo, acquisiamo anche consapevolezza del potere che abbiamo di creare la nostra vita attraverso il nostro pensiero. Seminiamo un pensiero e raccogliamo un'azione. Seminiamo un'azione e raccogliamo un'abitudine. Seminiamo un'abitudine e raccogliamo un carattere. Seminiamo un carattere e raccogliamo un destino. Perciò possiamo creare il nostro destino attraverso la selezione dei nostri pensieri. Ciò che pensiamo adesso crea il nostro futuro. Tutto quello che dobbiamo fare è acquisire la consapevolezza di scegliere i nostri pensieri. Ed è così che cambieremo e creeremo la vita come la vogliamo. Pieno di consigli pratici, il primo capitolo di questo libro si conclude con un suggerimento a proposito di come calmare i nostri pensieri, suggerendo appunto la pratica della meditazione. Nel secondo capitolo, il segreto semplificato, ci spiegano che sono le nostre emozioni scaturite dai nostri pensieri che ci aiutano nel monitorizzare i nostri pensieri. Causa ed effetto. La causa sono i nostri pensieri. Tutto il resto, incluse le nostre emozioni, sono l'effetto dei nostri pensieri. Proprio questo punto è uno degli insegnamenti maggiori che ho appreso attraverso la lettura di questo libro. Infatti, fino a quel momento ero solito pensare che i miei pensieri fossero scaturiti ed influenzati dalle mie emozioni. Ignoravo che fosse tutto l'opposto. Sei triste? Cambia! Pensa pensieri felici. Ti senti stanco? Cambia! Pensa pensieri energizzanti. È la nostra attenzione
che crea la nostra realtà. Rhonda spiega che le nostre emozioni sono il meccanismo di feedback della nostra frequenza. Proprio a supporto di questo, uno dei consigli pratici in questo capitolo è quello di creare una lista di pensieri positivi da impiegare per poter riindirizzare il nostro pensiero. Parlando delle emozioni, non si può non parlare dell'amore. È infatti l'amore l'emozione più potente di tutte. E la legge dell'attrazione stessa è pure nota come la legge dell'amore. Il nesso, il succo del capitolo 2 è quindi che dobbiamo pensare pensieri che scaturiscono in noi sensazioni ed emozioni positive. Come dice Abraham Hicks, niente è più importante che io mi senta bene. Da un semplice pensiero. Gratitudine e visualizzazione. E vision board. Ma tanti non la uso la vision board, però non sono davvero tradotto. I suck. Come si dice I suck? Sono scarso. Be better with books. This video has been brought to you by us at Real Estate Helpful Solutions. We buy houses helping people. Passaggio? Step. Passo numero 2. Chiedi credi. Quello con la nostra mente può... Can conceive, può creare e credere, può concepire e credere, we can achieve, possiamo ottenere. Ok, bene, bene. E quando una nostra, perché voglio fare, ok, dai. Ed è così che... Improve your thinking by reading to improve.